potrà scocciarci molto, ma voi sapete che aveva ragione Kant quando diceva, Immanuel Kant, 1800, diceva che quando Dio ha creato l'uomo ha usato un legno storto nel creare l'uomo. Avrà fatto bene o ha fatto male? A comodo che sta che... Cosa intendevano per legno storto? La libertà. L'ha creato libero e creandolo libero, disposto a vederlo rovinarsi ma a non togliergli la libertà, rende possibile tutte le porcherie della storia. Però, nello stesso tempo, dà sempre una possibilità. Il Cardinal Martini invece diceva in quest'altro modo: il peggio delle notizie che noi leggiamo sui giornali o che vediamo in TV, eccetera, sono il risultato di che cosa? Della cocciutaggine di Dio nel non rinunciare a evitare di far diventare l'uomo un automa, un robot. Dio non vuole che l'uomo diventi un robot, lo vuole libero, 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 essere umano libero, costi quel che costi. Sono note che spesso rimproveriamo Dio di lasciarci questa libertà, perché vorremmo sempre che la togliesse agli altri, mica a noi però, né? Agli altri, sono sinceri. È sempre giusto che sbaglio tanto, no? Il non sbagli è... Sì. Comunque, questo Zaccheo è proprio come un personaggio che ci voleva a questo punto. Perché se Gesù riesce a dare speranza a un uomo che era ossessionato dal fallimento della sua vita, può dare fiducia anche ai suoi discepoli, che sono andati dal pallone perché non capiscono qualcosa, a condizione che, come Zaccheo, accettino di cambiare logica, cambiare occhi. Zaccheo ci è arrivato forse per questo qualcosa dentro che lo tormentava. Loro dovranno arrivarci proprio a partire dalla fede che hanno in Gesù. Ma se non cambiano occhi, potranno accettarlo per quello che è, potranno vivere la sua Pasqua a cose fatte almeno dopo la risurrezione con gioia, o se ne andranno prima e resteranno amareggiati e delusi per tutta la vita. Noi sappiamo di due di Emmaus e poi li troveremo più avanti, ma chi ci dice che si è stati gli unici a partire per andarsene a casa delusi, amareggiati, ormai è tutto finito, è una frega a giro, una grande illusione e basta? Chi dice che soltanto loro due se ne sono andati e che tanti altri Gesù li abbia lasciati andare? Quello che ha fatto con qualcuno non l'ha fatto con tutti, non si dice che l'abbia fatto con tutti. Perché qualcuno lo tratta in un certo modo e qualcun altro no? A essere a fare ciò, non è obbligato a spiegarci perché si comporta in un certo modo o in un altro. Perché a uno tutto fila via sempre via liscio e a un altro invece tutto va storto, tutto è per aria, tutto è sempre più complicato, più difficile. Cioè, perché? Però a tutti e due chiede, in modi diversi, ma chiede che cosa? T, F, D, M, T. Ti fidi di me, te? Ti fidi di me? Sì. Beh, dico, mi ricordo, diceva che il Signore ti mette sulle spalle i pesi che sa che tu puoi C'è anche quello, sì, lo dice San Paolo questo. Ma delle volte Gesù dice, orco cane, ma sì, il mio adesso dice forte. C'è anche quell'aspetto lì comunque, che non sempre prima sai se ce la fai. Però se quando li affronti ne esci, Bravo. sapevi di esserne capace. Oppure semplicemente lui ha fatto in modo che riuscivi a cavartela.